L'obiettivo è molto ambizioso. Facciamo un concorso su base nazionale ogni anno, selezioniamo 65 ragazzi e ragazze ogni anno e crescerli, formarli, educarli e cercare in qualche modo di suscitare in loro quello che è anche l'interesse al mare o a tutte le attività ad esso connesse. Ho conosciuto la scuola, il Morosini, quando ero in prima superiore attraverso mio padre e con il tempo poi ho maturato la consapevolezza che questa scuola avrebbe potuto rappresentare un importante percorso, un'importante tappa per la mia crescita, sia per la mia passione verso le forze armate ed il mare, anche perché insomma sentivo la necessità, il bisogno di seguire un percorso di formazione che fosse disciplinato. La Scuola Navale Militare Francesco Morosini non è automaticamente l'anticamera per entrare in Accademia Navale, ma sicuramente è una delle opportunità che vengono date a questi ragazzi. Sono ragazzi che arrivano qui a poco più di 15 anni, che hanno fatto veramente una scelta coraggiosa e che noi, forse ancora più dei genitori con i quali firmiamo un patto di corresponsabilità, li vediamo crescere ogni giorno. Consideriamo che stiamo parlando di ragazzi che stanno percorrendo il periodo di transizione dall'età dell'adolescenza all'età adulta. Provengo da una famiglia nella quale la Marina Militare è sempre stata centro di discussione, perché diciamo che sono sia figlia che nipote d'arte. E quindi insomma sia grazie a loro, soprattutto grazie a mio nonno, che ha iniziato la sua vita in Marina e a 16 anni, alla mia stessa età, ho deciso di proseguire, insomma, perseguire questa strada. Dopo il quinto ginnasio, frequentato nella mia città, ho deciso di provare questa nuova esperienza proprio per l'attaccamento al mare e per la vita militare. Ho guardato un po' gli open day di tutte le scuole e quando sono venuto a marzo di 2 anni fa qui a scuola ho visto che come ambiente, come formazione sia a livello umano che culturale è un'ottima occasione. Mi rendo conto che la scelta è difficile per l'età che hanno, ma sicuramente devono essere ragazzi e ragazze che in qualche modo sono portati a stare in un ambiente dove non possono uscire tutti i giorni, non possono fare quello che vogliono, che sono dentro un insieme di regole, quindi ci deve essere un rispetto dell'autorità, un rispetto delle persone più grandi che magari li stanno seguendo con vari ruoli, degli inquadratori, eccetera. Ritengo, anche parlando con loro, che per loro sia la vera prima grande sfida della vita, perché loro per la prima volta mediamente si distaccano per così tanto tempo dalle famiglie e qui iniziano veramente a crescere in gruppo, a essere responsabilizzati, a essere calati in una quotidianità che è normata dalla cadenza della sveglia mattinale al silenzio serale e dove ovviamente li coinvolgiamo a 360 gradi, non solo per quanto riguarda la parte relativa alla parte didattica, ma anche tutto quello che è la parte educativa e formativa che ha a che fare con l'attività sportiva e quello che li porterà poi a diventare dei buoni militari. Ho pensato ai miei genitori che lasciavo fuori, gli ho dato un abbraccio, un saluto per poi
proseguire e iniziare questa nuova avventura. Sono venuto a conoscenza di questa scuola tramite mio padre, che inizialmente lui è sempre stato un appassionato del mare e della marina in generale, e mi ha parlato appunto verso la terza media di questa scuola che c'era la possibilità di intraprendere questo percorso. Beh, ho visto molta determinazione, ho visto volti molto giovani, quindi anche ovviamente un po' di timori, un po' di perplessità, perché comunque sono allievi molto giovani e anche per questo vanno ammirati, perché prendono una decisione molto importante, allontanarsi da casa in un modo molto, molto significativo. E comunque ecco, negli loro occhi, insieme ai timori e ai dubbi di questa scelta fatta, perché ovviamente seguiva la fase dell'entusiasmo del concorso, arrivava una volta varcato quel cancello, poi ci si pone anche alcuni dubbi che comunque erano allo stesso tempo confortati dalla loro determinazione e dalla loro motivazione. E poi man mano ecco, si vede questi sguardi che diventano sempre più decisi e la convinzione nella strada presa. Essere istruttore vuol dire trasmettere una cultura che abbiamo noi a Venezia, trasmetterla ai ragazzi che vengono da tutta Italia. Perciò non sono ragazzi di Venezia, perché l'avrebbero già questa cultura, ma però vengono da tutta Italia. È una soddisfazione vedere che volano alla Veneta e adottano un sistema di vita che l'ho adottato io fin da piccolo. E una volta a Venezia non c'era altro che la voga e basta. L'idea è quella di insegnargli a essere più che dei velisti, dei marinai, nell'ottica anche di quelle che sono le
le tradizioni di questa scuola, quindi particolare attenzione è posto, si cerca di metterla nella parte marinaresca della vela. Io ho fatto questa scuola, mi ha lasciato dei gran bei ricordi, sicuramente la parte più viva della mia vita da adolescente l'ho passata qua dentro, è sicuramente una dei più bei ricordi che ho della mia adolescenza sono legati a questo posto. Mi occupo principalmente dell'organizzazione della giornata tipo degli allievi qui al Morosini. L'impatto dei ragazzi con il Morosini è sicuramente un impatto abbastanza duro. Qui all'interno del Morosini vi sono degli orari, vi sono delle pratiche, vi sono delle scadenze. Diciamo che la giornata è organizzata tutta attorno all'allievo e viene appunto scandita di ora in ora attraverso il suono di una tromba, in modo che loro sappiano a qualsiasi orario durante tutto il giorno cosa debbano fare e cosa non devono fare. I tuoi compagni sin da appunto dall'inizio sono le persone che tu vedi in loro, le persone che stanno vivendo le tue stesse emozioni, le tue stesse sensazioni, stanno provando le stesse cose, hanno le stesse paure, hanno le stesse gioie. C'è questo stretto legame che si forma, ci sono queste strette amicizie che si creano, quasi fraterne, che derivano appunto dalla condivisione di momenti e appunto della vita, perché comunque ci sono dei miei compagni con cui io sto 24 ore su 24. Io penso che Patria Onore sintetizzi in maniera veramente esemplare la quotidianità che noi cerchiamo di trasmettere ai ragazzi, però sicuramente l'onestà, la rettitudine e lo spirito di corpo e di appartenenza, perché mai andando per mare ci si rende conto di quanto uniti si possono superare ostacoli, mare mosso, mare in tempesta. Da soli non si va da nessuna parte. Questa è una regola che penso valga a prescindere dalle scelte che i ragazzi faranno da grandi, sia nel mondo militare che nel mondo cosiddetto civile. Il Morosini è davvero una scuola di vita. Il dover vivere sotto delle regole strette, regole quindi che ti selezionano tutta la giornata, è una delle motivazioni per le quali sono entrata qua dentro. Non bisogna pensare al Morosini come al luogo nel quale non si vive l'adolescenza, anzi,
molto probabilmente, cioè della mia adolescenza, ricorderò i giri di Campaccio, ricorderò le serate con i miei compagni di corso. Sarò fiera di ricordare questo mio percorso, questa mia scelta.